ringrazio molto per questa precisa e vivace presenza che voi avete voluto appunto realizzare questa sera. Solo due parole per intanto appunto ringraziarvi della vostra partecipazione, per ringraziare il nostro autore, il professor Sofri, insomma, di voler con noi chiacchierare stasera nell'ambito di una lunga iniziativa che il quartiere Navile ha realizzato assieme alle biblioteche del quartiere e ai centri educativi del quartiere per il mese della pace. Concludiamo in una maniera molto bella, insomma, per noi e credo anche assolutamente per tutti voi. È stato un programma denso che ha visto iniziative in tutto il nostro territorio, insomma, sia per bambini che per adulti, per educatori e per genitori, insomma, per un pubblico molto vasto. Non veramente rubo altre parole, se non ancora per augurare buon ascolto a voi e ringraziare ancora di nuovo il Claudio Naranjo e Gianni Sofri per la chiacchierata di questa sera. Io do il saluto del Comune di Bologna che rappresento. A tutti voi mi fa un gran piacere, sono assolutamente commosso di vedere un pubblico così ampio e ho cominciato a commuovermi alle 5:10, cioè 50 minuti prima che cominciasse la conferenza, incontrando persone nei corridoi qui del comune che mi chiedevano: ma insomma, dov'è la conferenza? Le professor Naranjo ci mandano da una parte all'altra, eccetera. E allora io praticamente mi sono trasformato in guida turistica per indicare il luogo. Raramente ho visto una conferenza così attesa. Tra l'altro ieri sera ho casualmente letto, noi del Comune di Bologna a volte siamo poco organizzati, e ho casualmente letto che io avrei dovuto discutere con il professor Naranjo del suo libro, dei temi del suo libro. C'è scritto, vi assicuro, del resto qualcuno di voi lo avrà anche letto. Questa cosa mi ha gettato nella disperazione perché io non sono assolutamente in grado di discutere dei contenuti di un libro che implica conoscenze di psicologia sociale, psicologia, psicoterapia, antropologia culturale, antropologia sociale, eccetera, 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 storia antica, preistoria. E quindi ho pensato: cosa faccio? Ho escluso a priori di affrontare la grande avventura di Internet e di Google. Ho deciso che avrei guardato in Google soltanto dopo aver finito di leggere il libro, e mi sono furiosamente messo a leggere il libro, naturalmente, e dopo ho guardato anche in Google, ho letto per esempio la Laudatio che è stata letta pochi giorni fa a Udine, dove ha avuto la laurea ad honorem dall'Università di Udine, e altre informazioni. Ho visto delle sue fotografie, il che mi ha convinto definitivamente che sarebbe stata una serata divertente. E poi insomma ho studiato un po'. Naturalmente questa è la decisione di mezz'ora fa, perché ho continuato a pensare a come fare per cavarmela fino a mezz'ora fa. Mezz'ora fa ho deciso che non avrei praticamente affrontato nulla del contenuto del libro, perché tanto c'è lui, quindi ve ne parlerà lui. Io posso solo cercare di dire che impressioni mi ha fatto dal punto di vista di un lettore abituato più a leggere cose di storia e in qualche caso anche di preistoria e in qualche caso anche, seguendo uno degli interessi, che uno dei tre o quattro interessi che ho coltivato, di immaginazioni di società diverse. Allora, mi è venuto in mente che c'è un mito. Quando si dice mito non si vuol dire una cosa che non esiste, i miti hanno, come gli stereotipi, hanno anche delle realtà da cui nascono e si collegano, che è un mito, diciamo, dell'età dell'oro, un mito di una originaria bontà, di una società organizzata originariamente, anticamente, secondo criteri di bontà, di amore, di serenità, di salute, eccetera, che nasce con Ovidio e poi si sviluppa variamente. A questo mito si aggiungono dei contenuti nuovi di altro tipo a partire dal Rinascimento, cioè a partire dal momento in cui gli europei entrano in contatto con altri popoli
E allora noi assistiamo con Montaigne soprattutto alla nascita dell'antropologia. Montaigne è il primo grande teorico dell'antropologia nella misura in cui è in grado di mettere a raffronto se stesso con questi nuovi popoli e nuove culture che sono state, noi diciamo, scoperte, trovate e per lo più massacrate, ma anche indagate dai conquistatori europei. Nella prima metà del Settecento, anzi nella stessa decade del Settecento, 1721-1726, escono due libri assolutamente decisivi che mi limito a citare, che sono Le lettere persiane di Montesquieu e il Gulliver di Swift. Nel Gulliver di Swift, voi sapete, ci sono questi viaggi di Gulliver che entra a contatto con culture diverse e che si serve di questi incontri con culture diverse per criticare la società inglese del suo tempo. Ancora più interessante da questo punto di vista di un mio tentativo di collocare questo libro per come io l'ho letto e percepito, che certamente non è il vostro modo, perché immagino che voi siate... Non so nulla di voi, però intuisco in qualche modo che siete di altra formazione, prevalentemente psicologica, pedagogica, eccetera. Nelle lettere persiane di Montesquieu c'è una grandissima intuizione, che è la possibilità di usare due personaggi inventati, persiani, in visita a Parigi, che scrivono delle lettere in Persia ai loro parenti e amici per descrivere la società francese di allora. E con questo trucco letterario, si riesce a operare una critica della cultura propria. E arriviamo a Rousseau, che in qualche modo è il ritorno all'idea dell'età dell'oro. L'idea del buon selvaggio non è altro che una nuova veste del mito dell'età dell'oro. E tutto questo avviene prima della rivoluzione industriale, ma la rivoluzione industriale imprime a questo filone culturale una forza assolutamente prima sconosciuta. Dopo la rivoluzione industriale, e a un parto con la rivoluzione industriale, per usare un'espressione che si trova nel Capitale di Marx, non nascono soltanto quelli che Marx chiama i personaggi destinati a distruggere il capitalismo nascente, cioè il capitalismo nasce insieme ai suoi potenziali distruttori, e cioè gli operai nella visione marxiana, e questo dà luogo al socialismo di ispirazione marxista, ma voi sapete che ci sono anche altri socialismi, e soprattutto c'è un filone di critica della cultura, che non ha a che vedere con Marx e con la politica, ma che è di una critica che assomiglia molto, un secolo prima, a quell'insieme di esperienze che comprendono l'ecologia, l'ecologismo, il femminismo, la riscoperta della natura, tutta una serie di cose che poi continuano nel nostro secolo attraverso Gandhi, attraverso Ivan Illich, che è un autore non a caso amato e citato più volte dal professor Naranjo. Uno dei temi che io amerei molto che venissero ripresi nella discussione, nella presentazione del libro e nella discussione, è quello che è sottinteso da tutto il libro di Naranjo sulla originaria bontà o cattiveria, per dirlo banalmente, dell'uomo. Mi pare che nel libro di Naranjo si dia praticamente per scontato che esista una naturale bontà. Su questo le discussioni sono molto varie, gli etologi sono divisi fra l'una e l'altra cosa, non so chi abbia ragione, però è un problema molto interessante, perché dalla soluzione che si dà a questo problema nasce come conseguenza la decisione di come lavorare in vista del futuro, se accettando una situazione formatasi storicamente, e quindi a partire da una situazione formatasi storicamente, oppure cercando di ricostituire in maniera più rivoluzionaria una supposta, per ora indimostrata, società antica migliore. Ringrazio molto le autorità che mi accompagnano per la
sua attenzione e in un certo senso informalità che mi colpisce come umanità, come un segno di volere esprimere il suo appoggio, un appoggio vero. E ringrazio molto anche a Aldo Quattrini che non solo ha il merito di avere insegnato filosofia, ma di aver fermato di insegnare nel contesto dell'istruzione pubblica, che ha preferito contribuire alla cultura. Sento molto privilegiato di parlare in questo posto e in questi giorni anche, credo che sono giorni provvidenziali. Si capirà quando si senta il mio tema. Il mio tema è stato annunciato con il libro con il titolo del mio libro, La civiltà, un male curabile, è una specie di ritornello, o come dicono gli indiani in musica, un raga che si fa ogni volta con un'altra variazione. E nell'anno passato c'è stato un congresso ispirato dal Dalai Lama in Germania, in Freiburg, per il 500 anniversario dell'università con la presenza del Dalai Lama. E ho fatto una variazione e la variazione di questa volta ha finito per riesponere il tema con interrogative. La civiltà, un male guaribile, curabile, non a questa altezza, dopo di alcuni anni di ripetere questa idea, non sono tanto sicuro, non sono tanto ottimista, perché sono un po' più consapevole delle resistenze. È un po' come il caso di un medico che ha la medicina per una malattia, ma il paziente non la vuole. È curabile, sì, ma si richiede un'accettazione. Alcune volte mi chiedono, ma tu vuoi vendere una pistola al responsabile del male perché si ammazzi, parlando di un anonimo responsabile naturalmente per un sistema astratto. E io dico no, non è un revolver, non è un'arma, è una medicina, il concetto di combattere non è, se no, è approssimativo, è più vero il concetto medico di guarire, che trasformare un'energia. Ma vediamo, questa variazione sarà a proposito della pace, il tema di questo ciclo, il tema della pace e anche implicitamente il tema della violenza. E la prima cosa che voglio dire è che per me la violenza è solo una sfaccettatura, un aspetto della problematica mondiale, come il Club di Roma, al quale ho l'onore di appartenere, nella rama americana, ha creato questa espressione anche in inglese, si dice world problematic, un gallicismo per dire non è il problema del mondo, ma la problematica, per indicare la pluralità delle problemi che sono sistemicamente collegate in tale forma che non si possono risolvere isolatamente. Non solo si richiede interdisciplinarità, ma qualcosa più complessa, una forma di pensare più complessa, e forse anche un andare al centro delle cose. E la mia proposta, la mia visione è che il centro delle cose, che il problema della civiltà è la civiltà stessa. Non è che c'è una crisi delle ultime decinaia di anni, no, neanche la crisi dell'industrialismo, la crisi è solo una crisi di obsolescenza, che la crisi è solo
il risultato di che una forma molto antica di vita arriva a un punto che non è già come si dice, funzionale. È come in antichi tempi si poteva, come simbolicamente diciamo, sputare nel mare, si poteva buttare la basura, l'immondizia un po' al di là. C'erano terre da conquistare, c'era un al di là. Al di là, adesso non ci sono spazi al di là. Si cerca di mandare l'immondizia nucleare al spazio. Non ci sono terre da conquistare, tutto è conquistato. Le antiche forme disfunzionali si confrontano, che non sono compatibili con la popolazione e con lo stato delle cose. Dunque, quali sono queste forme? Io dico, il problema non è solo la violenza, ma all'inizio della civiltà è vero che fu un atto di violenza. Si può dire che la civiltà è sinonimo della società patriarcale. Non è solamente che un mito di Ovidio, un mito del giudeo cristiano, il mito della caduta dell'uomo, non solo sono i miti della tradizione spirituale, ma oggi si sa per l'archeologia molto bene che le guerre, la distruzione e la disuguaglianza si vede per le tombe, erano tutti uguali fino a un certo punto che alcuni cominciano ad avere gioielli e sacrifici e cavalli e servitori che si mettono nella tomba insieme al padrone e le donne che vengono sepolte anche con il marito, con il grande re. Questo comincia a una certa epoca, più o meno 6.000 anni fa. E questa idea di una catastrofe sia adesso è molto chiaro come è accaduto. Il riscaldamento della terra a un certo punto, dopo la epoca della glaciazione, le diluvio, le inondazioni, c'era un'epoca quando il Sahara e l'Oriente Medio e l'Ucraina, tutto era una specie di paradiso nel mezzo della terra di ghiaccio. C'era una zona propizia all'agricoltura. È nata il neolitico, la cultura agricola, la sedentaria. E con questa cultura è nata l'arte, è nata la religione, si sepoltano i morti, comincia la cultura in un certo senso, si femminizza un poco la società, i rapporti tribali prendono un'importanza che appare che non c'era all'inizio della vita paleolitica, che era piuttosto una vita dell'animale umano. Una anarchia è trasformata in un governo tribale o comunale. E dunque si sa che c'è avuto una catastrofe, si conosce molto bene adesso l'archeologia indoeuropea, come quasi tutte le lingue, la maggioranza delle lingue del mondo sono indoeuropee. Perché? Perché qualcosa è successo nell'area che oggi è Ucraina, dove erano le indoeuropee originali, che hanno conquistato l'India, arrivato anche nella Cina, hanno venuto in Grecia come i Dorici, conquistato i popoli della civiltà europea antica. Questi indoeuropei erano patriarcali, la civiltà antica era matristica e dionisiaca, più tribale, più democratica. E si sa non solo che per il riscaldamento della terra si hanno dovuto fare migrazioni,
per salvare la pelle, per salvare la vita, l'umanità si è dovuto fare violenta, rendersi non solo violenta ma insensibile, perché per diventare violento uno deve diventare insensibile. E la voce del maschio, il guerriero, ha prevalso su la voce dei doni e la sensibilità e le figli. E nel caso dell'indoeuropeo si sa di più come la tecnologia è stato un strumento di dominazione maschile. L'invento del bronzo ha permesso i carri, l'invento del carro di guerra. C'era una visione antica che gli indoeuropei hanno conquistato quasi tutto il mondo, hanno distrutto quasi tutto il mondo antico, quando hanno venuto gli ariani in India, si pensava che hanno distrutto la cultura dravidica e la cultura di Mohenjo-Daro, la cultura shivaita antica. Oggi si vede che non ci sono indizi di grande distruzione. È un mistero come è sparita una cultura e è nata un'altra. Più con le dati di molto piccole singole investigazioni si sa che la civiltà è nata non della distruzione massiva, ma del terrorismo. E sono gruppi armati, piccoli gruppi, che entrano nelle culture antiche, nelle culture agricole, che hanno una vita sedentaria, pacifica, molto regolata, e minacciano con distruggerli a meno che si fanno patti commerciali. E dunque, io penso, e non è molto differente il caso della storia della civiltà come la storia della nevrosi individuale. Quando si vuole, quando una persona soffre emozionalmente, non si ferma di soffrire, deve capire che cosa le succede. E da Freud si è iniziato tutto un movimento in terapia di capire la vita e di capire come cominciano le cose nell'infanzia, come l'impatto della famiglia, l'impatto della cultura ha dato una sofferenza al bambino, che ha risultato in aggressione, che ha risultato in manipolazione e tutti gli altri vizi. Credo che con la civiltà è anche il caso che per capire ciò che accade adesso è molto rivelatrice, ciò che si sta comprendendo dell'origine. Ma basicamente è l'origine della dominazione maschile, una civiltà che era come organismica, organica, è diventato una struttura fissa, legislativa, morale, una codificazione nella quale l'istituzione basica è stato il pater familias. L'uomo è il dono è proprietario della donna e dei figli, e può mandarli alla guerra, può trattarli come possessioni. Di questo nasce la schiavitù, nasce tutte le ingiustizie, differenze sociali, eccetera. Dunque, da questo punto di vista, io dico, la violenza è una sfaccettatura di qualcosa che ha molti sintomi. Per esempio, un sintomo fondamentale è l'associazione di autorità e paura, tirannia e paura. È vero che oggi si parla di una società aperta, Popper ha reso tanto famosa questa espressione, la società aperta. Ci congratuliamo di non avere già leader fascisti, un fascismo di tirani. È misterioso come oggi abbiamo oppressione ma senza oppressori. Abbiamo una società nella quale si potrebbe dire che abbiamo un oppressore anonimo,
un mercato oppressore, una tirannia del mercato, e si dice che sono le leggi del mercato, che non è cosa di nessuna volontà umana. Bene, questa è una cosa lunga, ma l'autorità dall'inizio della civilizzazione sta basata nel bisogno di organizzare grandi gruppi, ma di avere una certa domesticazione umana. Come abbiamo animali domestici, si domesticano la istintività, l'umanità è un animale autodomesticato. La condizione umana è una condizione che si ha anche vanagloriato di avere una superiorità sull'animale. È come se l'uomo, che biologicamente si chiama Homo sapiens sapiens, curiosamente, corrispondentemente, psicologicamente, è anche un uomo nella quale la razionalità, che è solo una parte della sua vita, è diventato una iperrazionalità. Abbiamo avuto un imperio della ragione, quando un essere umano è più che un animale razionale. È animale, è razionale, e oggi si sa che abbiamo tre cervelli, tre livelli evolutivi del cervello. Non voglio entrare molto in questo tema, solo ripetere qualcosa già saputa, che abbiamo un cervello istintivo rettiliano, abbiamo un cervello che viene dai mammiferi, che è il cervello relazionale, che ha la capacità di empatia, come la madre dei mammiferi, che riconosce nel cucciolo, riconosce un altro sé, un altro io, il senso del tu. L'amore al prossimo è di origine animale, solo che l'uomo può estendersi al di là del figlio proprio, al di là anche del villaggio proprio, al di là della patria, dei nazionalismi, a un senso dell'umanità, alla solidarietà più grande, dei santi, al senso del noi. Ben, abbiamo dunque un cervello, al di là del cervello razionale, un cervello amoroso e un cervello istintivo, che si può dire che è la voce della saggezza istintiva, della saggezza organismica, dell'autoregolazione. Ma la vita umana è come una vita di uno che cerca di vivere solo attraverso l'analisi intellettuale, senza avere il dialogo interno con l'animale interiore, senza avere la voce materna dell'amore. E questa è la condizione che io chiamo la mente patriarcale, e dico che questo è il problema dell'umanità, che come quando nel Vangelo si dice concentrati nel regno di Dio e tutto l'altro viene da solo, dobbiamo concentrarci nella completezza della coscienza, la integrità della coscienza, ma il centro della coscienza, che è una coscienza trinitaria. Siamo non solo tricervelati, ma abbiamo interiormente un cervello che è come il padre, che è la ragione, che manda, che comanda, che è un cervello del mammiferi, che è come il cervello madre dell'amore, e abbiamo un cervello bambino, l'istintivo, l'animale interiore, il bambino interiore. E credo che la mente patriarcale è una mente nella quale i tre cervelli non sono insieme, e che la condizione della integrità delle nostre tre parti è la salute mentale. Dunque, dove è la chiave della violenza? Deve cercarsi nella salute mentale, ma non la salute mentale come è definita da molte istituzioni mediche, perché come la religione, ogni religione definisce Dio alla sua forma e vende un prodotto religioso diverso,
nella quale molte persone di vocazione spirituale non riconoscono ciò che stanno cercando oggi, nell'ambito della salute anche, la salute è diventato qualcosa molto che privilegia molto l'adattazione alla società, a una società malata, e non si prende in considerazione l'adattazione alla legge interiore dell'organismo, la fedeltà della persona a se stessa. Dunque, una vera salute mentale dovrebbe essere una considerazione fondamentale. Si parla tanto di violenza, e non si parlano di altri aspetti. Dico, l'autorità, la tirannia è stata la base di tutta la storia, delle tanta sangue che è passato nella storia. Già Dante diceva il mondo è mal governato, non è solo cosa di contemporanei, non è stato è vero che Rousseau è stato la voce che dice sì, la civiltà c'è un problema, l'uomo primitivo aveva qualcosa che abbiamo perso negli anni 60 e tanto, e tutta la cultura è diventata una contracultura, una grande parte della coscienza giovanile è visto l'ovvio, come il conto di Andersen del re nudo, tutto è un momento popolare che qualcosa è fondamentalmente sbagliata nella forma istituzionale, nella tradizione, nel sistema, diciamo. E credo che il carattere neofascista del mondo di oggi, planetariamente, è come il dare capovolgere la coscienza giovanile degli anni 60 e 70. Era un pericolo molto grande questa coscienza popolare. Ma l'aspetto oppressivo tirannico è un aspetto, l'aspetto mercantile del mondo, il fatto che la passione del guadagno, la passione, ho comprato nella Feltrinelli giorni fa Economia canaglia di Loretta Napoleoni, ho letto parte di questo libro questa mattina, è molto buono, Il lato oscuro del nuovo ordine mondiale. Sì, un osservatore marziano, come in essa ficzione letteraria di Gulliver o di altri autori, se un marziano osservasse la Terra direbbe sono molto superstiziosi umani, danno più valore al denaro che a tutti i valori veri. Vendono tutto per denaro, rinunciano alla vita, rinunciano al tempo di stare con se stesso, rinunciano all'amore, rinunciano a famiglia. Sarebbe ovvio per un osservatore imparziale ciò che anche dice Cristo, non si può servire a due padroni. A Mammon si diceva quando era giovane, non si può. Non si può servire alla vita, non si può, e al denaro allo stesso tempo. Perché? Ma perché sarebbe lungo di spiegarlo? Non voglio demonizzare, anche se c'è un libro con un bello titolo, Il sterco del diavolo, sul denaro. C'è qualcosa sulla illusione che il denaro compra la felicità? Sì, qualcosa addittiva, anche se è come la misura di tutti i valori. Un poeta spagnolo, Antonio Machado, dice: solo il necio confunde valori e prezzo. Solo uno che è pazzo può fare la confusione tra valore e prezzo, si dice, sì. Il valore di mercato e il valore intrinseco delle cose. Oggi tutto è valore di mercato, anche il valore delle persone si sente se la persona si vende nel mercato, si ha popolarità, si ha successo, le persone si
si configurano secondo la offerta e la domanda. Bene, dunque questo è un altro grande problema, ma non si discute tanto il mercantilismo come un vizio capitale, come uno dei vizi capitali della società, non si discute tanto come la violenza, è come se mettere l'accento sulla violenza fosse una forma parziale di pensare, come se non si ha tanto in vista la violenza sistemica come la violenza di coloro che vogliono lottare contro l'ingiustizia. Se si ha un sistema oppressivo, se si vive in una società malata, una società disfunzionale, una società oppressiva, una società ingiusta, questo è vero. E se un altro grande problema dell'umanità è il suo status quo, si deve difendere l'ordine, come si dice, established ordine, costituito. Chi dice che l'ordine costituito è un buon ordine costituito? Perché si tanta opposizione all'ordine costituito? Non credo che sia tanto provato che è funzionale l'ordine costituito, è un ordine molto ingiusto. E si vede che, non so se è vero che la decadenza dell'età d'oro fino ad oggi, io credo che è vero che si va di più e più verso il pericolo, verso in crisi. Ma si serve molto la violenza a difendere questo ordine ingiusto. Per cambiare una cosa si deve capire una cosa nell'individuo. Io sono psichiatra, lo so molto bene, nessuno cambia niente senza capirlo. Come si può nella società cambiare cose, trasformarle senza capirle? Ma capire la violenza dei violenti significa capire il suo punto di vista, e questo implica capire l'ingiustizia, capire a che cosa è la sua reazione, e dunque capire la violenza sistemica, capire cose come dice Galeano quando dice oggi ci sono assassinate per fame, decisioni economiche per le quali muoiono tanti migliaia di persone in Bolivia o in Africa, e questo non viene nei giornali, non si parla, nessuno lo sa, sono indici nelle statistiche della FAO o di alcuni organismi internazionali. Sono apparentemente decisioni economiche, ma senza cuore, senza consapevolezza. L'ignoranza è un grande male del mondo, come la violenza. Si può dire, vedere che tutto il problema del mondo è un problema di ignoranza. Ignoranza che non c'è un vero leadership ispirato in visione come l'età eroica. Oggi abbiamo un atteggiamento anti-eroico, anche in letteratura, solo contro eroe. Non è alla moda di entusiasmarsi di grande idea. La politica non è un dibattito tra idee, è solamente una cosa commerciale di chi guadagna più spettatori, cosa di influenza in tutto il mondo, diventa piuttosto qualcosa di media, non è una cosa al servizio di visione. Dunque in questa età si può dire che è l'ignoranza comunale, l'ignoranza della comunità che ha come risultato l'elezione di guide ignoranti, di politici che non hanno una capacità di fare altramente, o un'ispirazione, o una capacità di una solidarietà sufficiente, si come capisce. Bene, fra tutti questi problemi dico, se la base è una questione di salute, una questione dello stato, che veramente il problema è la caduta, la degradazione della coscienza.
Qual sarebbe la via di uscita? Mi sembra che già non è la religione, già non è la terapia, già non è solo la cultura. Tutto questo può aiutare, ma una unica, per me, unica vera speranza sarebbe una altra formulazione dell'educazione, una, non solo una riforma dell'educazione, una ridefinizione dell'educazione, perché l'educazione serve solo al sistema, serve alla produzione. L'educazione serve per creare una forma di lavoro che serve letteralmente per passare esami, test, per passare prove, che sono un ticket al mondo del lavoro. Che maniera di rubare il tempo della giovinezza, perché rubare alle bambini la sua vita, di metterlo in luoghi fermati, separati dalla vita, per avere informazione. La onestà dell'Italia si vede che non si chiama Ministero d'Educazione come in altre parti del mondo, istruzione pubblica, questo è vero, istruzione, ma l'educazione dovrebbe essere educazione e anche educazione del cuore, un'educazione che mette al centro delle cose la integrità dell'uomo. Io credo che la mente è a tre parti, come il padre, la madre, il figlio, la parte intellettuale, la parte amorevole, la parte istintiva, la saggezza animale, come dico, ma anche un quarto punto, la attenzione stessa, la coscienza stessa, che è il luogo dell'integrazione di tutto questo. Mettere al centro delle cose lo sviluppo della coscienza dovrebbe essere una cosa dell'educazione. E questo non si potrebbe fare con idee, non si potrebbe fare con riforma curricolare, anche con la migliore volontà del mondo. I francesi hanno dato l'opportunità a Edgar Morin, un grande pensatore, scritto per la UNESCO, libri molto interessanti sui saperi che interessano veramente, come si dovrebbero destillare della molteplicità del sapere di oggi, perché non si richiede dare tanto tempo alle informazioni nell'era dell'informatica, quando abbiamo Google, abbiamo tante enciclopedie, informazione già l'abbiamo sufficiente, e la saggezza che manca. Dunque, hanno dato l'opportunità a Edgar Morin, ma lui ha cercato di riformare l'educazione francese per 2 anni e ha rinunciato, perché il sistema è troppo fossilizzato, è troppo inerte. Il sistema educativo è la più petrificata delle nostre istituzioni, la più retrograda delle nostre istituzioni. Dovrebbe essere al capo dell'avanzata della cultura, e non è così, perché tutte le grandi burocrazie cominciano a servire al mondo, a servire a qualcosa, e dopo cominciano a servirsi a se stessi. Dunque, per riformare l'educazione, il punto di partenza, credo, è la guarigione degli educatori, dare a futuri educatori qualcosa che non si è dato nella formazione degli educatori. Quando si forma un professore, si forma molto accademicamente, si dà una formazione in psicologia, si forma una formazione, alcune idee pedagogiche, di costruttivismo e cose via, ma non si dà un aiuto allo sviluppo umano. Anche l'insegnamento delle umanità non è la stessa cosa che umanizzazione. Forse in tempi di Erasmo questa era l'aspettativa dell'umanesimo, che fosse una forza umanizzante. È vero, se si studia i classici nel Medioevo, erano una speranza di avere un contagio delle virtù dei romani e dei greci, delle buone cose della cultura pagana che mancavano nell'apogeo del Medioevo. Ma oggi non basta con studiare cose del passato, umanizzare è un'altra cosa. Socrate diceva: conosce te stesso. Diciamo che è il più grande dei educatori del mondo, Socrate, ma dove si vede un'educazione che lo prende in serio, che un'educazione che
mette al centro delle cose la conoscenza di se stesso. L'educazione è tutta conoscenza del mondo esterno. Dove si mette l'amore nell'educazione? Il Dalai Lama circola per il mondo dicendo che la cosa più decisiva al mondo è la benevolenza, che la crisi che si avvicina alla crisi del mondo, la cosa più importante è diventare più buoni, più fratellanza, che questa dicotomia entre competizione e collaborazione, che è la dicotomia entre il femminile e il maschile, è tanto, come si dice, squilibrata. Siamo tanto più competitivi che collaboratrici, tanto più sfruttatori che coltivatori, tanto più maschili, testosteronici materni, ogni mente individuale. Queste cose sono di grande importanza e solo l'educazione potrebbe educarle, come non con sermoni. Non si educa un bambino a diventare più amorevole con sermoni. E a proposito della bontà umana, io ho il punto di vista di uno psichiatra, uno che fa terapia attraverso di molti anni, non può meno che credere che l'aggressività ha una cura, che quando la psicoterapia funziona la persona diventa meno aggressiva, perché l'aggressività è qualcosa che viene dal rapporto con il mondo, che viene dal rapporto con i genitori. Siamo tanto arrabbiati, con vendicativi con il padre e con la madre, che tutto questo si progetta in tutto il mondo. Quando c'è una terapia effettiva diventiamo più amorevoli per noi e per gli altri. Dunque questo sarebbe il centro delle cose per l'educazione: amare a se stessi di più, amare all'altro di più, e la recuperazione dei valori, la recuperazione del senso delle cose sublime, delle cose più grandi, della devozione, che quando si parla di perdita dei valori, questa è una reazione alla unilateralità del dovere nel mondo patriarcale, l'autorità con cui si hanno cercato di imporre i valori invece di coltivare ciò che viene organicamente. Dunque, potrebbe chiamare questa conferenza forse perché vedo l'educazione come l'unica possibilità di cambiare il rumbo, cambiare la direzione della storia. Sembra che vamo in decadenza, si rompe un sistema, sembra che si cade in un caos, non si ha un'alternativa. Si può pensare ottimistamente, è una buona cosa che muore la civiltà come abbiamo conosciuto, in una forma che somiglia alla forma come nella vita individuale. In alcune persone c'è una morte e un rinascimento. Alcune persone arrivano a un momento della sua vita in cui la personalità infantile cade, come quando dice Dante in Vita Nuova, comincia qualcosa di nuovo e lo spirito che vive nel fegato dice ahimè, si sente che già la sua vita è limitata perché comincia qualcosa superiore. Forse per l'umanità anche c'è una morte e una nuova vita, ma è un passo pericoloso. E questo è una crisi, è un'opportunità, ma è un pericolo, come le malattie, la parola viene della medicina. A volte il paziente muore, a volte sopravvive. Dunque l'opportunità di contribuire a che sia una nascita fortunata, e che anche se non è solamente una catastrofe sociale, ma sembra una catastrofe ecologica, una catastrofe dove la terra già non sostenta tante persone per l'inquinamento e per le cose che facciamo, non si sa come è l'interazione di queste due variabili. Forse il pericolo ci salva, ci fa fare cose un po' più sagge, agire con più di saggezza. Ma dipende un po' di noi avere più, una, un,
più di saggezza, e credo che abbiamo, è tanto difficile cambiare niente, non si può pensare a cambiare il sistema economico, non si può pensare a cambiare il sistema militare, non si può, anche lo Stato sta già quasi, è cambiato lo Stato nazione per lo Stato mercantile, ma non si può intervenire in queste grandi cose. Credo che si può intervenire l'educazione, si può pensare che l'educazione, che è la più fossilizzata dell'istituzione, forse è un'opportunità, perché non è come cambiare a noi stessi, ma cambiare, avere una prossima generazione con più di saggezza e più benevolenza, più di salute, che possa agire meglio, creare istituzioni migliori, avere rapporti più umani. In tempi come adesso, che tutti si vede che l'educazione, come questo altro libro che ho trovato di Giovanni Floris, La fabbrica delle ignoranti, la disfatta della scuola italiana, ma in tutto il mondo l'educazione è in crisi. Io credo che la crisi non sta male, e la crisi è l'opportunità, è la rivelazione di qualcosa molto sbagliato. La crisi è l'opportunità di fare ciò che è evidente, ma si deve avere più consapevolezza di che cosa si vuole dell'educazione, non cambiare cose che non sono di importanza. La privatizzazione, queste sono cose esterne all'educazione, ma qual è lo scopo dell'educazione? Lo scopo dell'educazione deve essere lo sviluppo umano, lo sviluppo della persona e lo sviluppo della società, che viene di avere, come diceva il primo civilizzatore greco, il fondatore di Licurgo, il fondatore di Sparta, che si è preparato per governare in Egitto, l'idea fondamentale: non si può avere una società felice senza individui virtuosi. L'idea antica di virtù non era la moralità. La virtù è uno stato interiore, non è una normativa, non è una legge, è uno stato interiore, come in Aristotele la eudemonia, è un stato di felicità e serenità, e tutto viene da solo, il bene è naturale per una persona che ha questa condizione. Credo che ciò che gli antichi chiamavano virtù, e i cinesi chiamavano Tao, per noi si può dire con parole molto semplici, salute mentale. Ma salute mentale io la concepisco come la integrità del nostro cervello, del nostro intelletto, nostra emozione, nostro animale interiore. E credo che come padre, figlio e madre, credo che anche come tre forme diverse dell'amore. Ma questo sarebbe un'altra chiacchiera.